Bari senza Floro Flores, spazio a Maniero in attacco, Greco uno degli ex dal primo minuto. Verona con Ferrari al posto di Pisano, recupera lampo di Siligardi, arbitra Manganiello. Prima del via su tutti i campi osservato un minuto di silenzio per ricordare il ciclista Michele Scarponi, tragicamente scomparso stamane. Il primo acuto dopo un quarto d'ora, proiezione di Romulo che innesca Pazzini, colpo di testa, pallone alto. Incide di più il Verona, iniziativa di Bessa, il contributo alla manovra di Romulo, Luppi colpisce debolmente, Micaia e la difesa del Bari sprovveduti, Pazzini è un rapace, si avventa sul pallone, mette tutti d'accordo, in fila il vantaggio del Verona. 35esimo, il gol numero 23 di Gianpaolo Pazzini in campionato. Il Bari reagisce più con orgoglio che con lucidità, da Prelà cerca e trova Furlan, frustata sulla quale Nicolas si oppone. Il Bari aumenta l'intensità, c'è una sassata di Gallano dal limite, Nicolas sulla traiettoria. Le immagini montate da Roberto Strignano ci portano alla ripresa. C'è subito un intervento rude di Ferrari su Martigno, punito con il giallo, era già ammonito Ferrari che viene espulso, Verona in 10. Contrasto Moras-Romulo che alimenta e dà vigore a un battibecco vivacissimo tra il capitano del Bari e Pecchia. Ci sono spazi per il Verona, sortita di Valotti che scarica il destro, Micai reattivo, troppo nervoso Pecchia in panchina, protesta oltre misura, viene allontanato tra le polemiche. Dall'altra parte ci prova Galano che spara alto, sconsolato il Robben di Puglia. Il Bari ha poche idee, il Verona colpisce ancora, Micai salva prima su Valotti, poi però è Bruno Zuculini a raddoppiare. 78esimo, Verona 2, Bari 0. Espulso sul finale Parigini per fallo di reazione, il Bari chiude in 10 e tra la contestazione e i fischi il Verona fa un passo avanti verso la Serie A.